Bene, buonasera, benvenuti a tutti, quelli in presenza e i colleghi e le colleghe, gli studenti, i dottorandi collegati a distanza via Teams. Benvenuti all'avvio del ciclo di seminari del dottorato in storia, storia dell'arte e archeologia e del centro, del Center for the History of Racism and Anti-Racism in Modern Italian History. Di quest'anno, questo seminario appunto inaugura entrambi i cicli e trovate l'elenco poi dei cicli sia sul sito del dottorato sia su quello procederemo in questo caso come nei prossimi in modalità ibrida, quindi anche coloro che sono collegati via Teams e poi vogliono fare domande naturalmente potranno intervenire a suo tempo. Ora io brevemente saluto e ringrazio il nostro ospite Arnaldo Testi che è venuto qui a presentare il suo libro, che vedete anche nella prima slide, I fastidi della storia, quale America raccontano i monumenti, uscito da non molti mesi quest'estate, no? Per il Mulino. Arnaldo Testi è stato a lungo professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa e credo che chiunque di voi abbia fatto un corso negli Stati Uniti prima o poi sia incappato, se non altro, nei libri di Arnaldo pubblicati dal Mulino, La formazione degli Stati Uniti e il secolo degli Stati Uniti, che sono in Italia, credo, dei punti di riferimento o tra i punti di riferimento. E questo libro è invece un taglio diverso, riprende invece un percorso di studi di attenzione sugli aspetti simbolici della vita politica che aveva già cominciato e affrontato brillantemente col libro sulla bandiera intitolato Stelle e Strisce, che poi è uscito in inglese per New York University Press col titolo Capture the Flag. Questo libro tocca tanti temi che a noi stanno a cuore, che ha senso per un dottorato in storia e storia dell'arte, che è coerente tra l'altro con un ciclo che avevamo svolto diversi anni fa, in piena pandemia, che avevamo intitolato Difficult Heritages, che era legato proprio alle contestazioni sui monumenti, i conflitti simbolici, le battaglie articolate in varie forme e modi, che erano proprio in corso con una particolare intensità in quegli anni, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. Ed è un testo che inevitabilmente dialoga con quell'orizzonte problematico, anche con alcuni degli ospiti che avevamo avuto, c'era stato James Young, e James Young lo ritrovate non a caso qua, come autore con il quale, tra i tanti autori con i quali Arnaldo dialoga. Io non mi voglio dilungare oltre, quindi la formula è sempre la stessa, io cedo la parola al nostro ospite che ci presenterà insomma il suo libro, il suo ragionamento, il suo percorso e poi ne potremo discutere insieme. Quindi cedo direttamente la parola ad Arnaldo Testi. Grazie. Bene, buonasera, grazie Guri, grazie per la generosa introduzione, grazie a tutti voi. Scusatemi, credo si sia spento il microfono. Ora si Grazie. sente? Sì. Credevo di averlo acceso prima, comunque vabbè. Ricomincio dando per scontato i ringraziamenti. Sono stato stimolato, stavo dicendo, a scrivere questo libro dalle grandi manifestazioni contro i monumenti, contro certi monumenti che hanno attraversato la società americana negli ultimi anni, in particolare nell'anno 2020, giusto 4 anni fa. Manifestazioni di questo tipo c'erano state anche in precedenza, a varie scadenze. In realtà manifestazioni di questo tipo più diluite ci sono da almeno un quarto di secolo. Negli Stati Uniti l'estate del 2020 è stata un'estate drammatica, è stata
con voi posso essere forse più tranquillo. A volte con gli studenti dico, vi ricordate 4 anni fa? Sì, avevamo 15 anni. Dico, gli studenti allora dico, okay, sì. Io ho cominciato la mia carriera da insegnante universitario entrando in classe dicendo, come forse vi ricorderete, quando hanno ammazzato, il giorno in cui hanno ammazzato Kennedy, molti di loro erano nati dopo, allora, naturalmente. Quindi la storia corre veloce. 2020, l'estate del Covid, l'estate elettorale presidenziale, allora era presidente Trump e l'anno finì con la sconfitta di Biden, vediamo quest'anno come va, l'estate delle grandi proteste antirazziste che hanno seguito l'assassinio del cittadino afroamericano George Floyd a Minneapolis, in Minnesota. All'inizio dell'estate, e nel contesto di quelle proteste, appunto, è stata l'estate degli Stonebreakers, degli spaccapietri, distruttori di monumenti. Stonebreakers è il titolo di un documentario fatto proprio su questi eventi da una giovane, forse non più tanto giovane, regista italiano che lavora in America, che si chiama Valerio Ceriaci. Siccome te lo dico questo, perché siccome il documentario l'ha portato in giro in Italia nell'ultimo paio d'anni, in un paio almeno di tournée, se vi capita andate a vederlo perché è veramente molto interessante. Come dire, un documento costruito from the bottom up, da basso, intervistando le persone che partecipano a questi eventi. Nell'estate del dunque, vediamo un po'. A questo punto mi devi sbloccare. Proviamo. Ecco. Nell'estate del 2020, la statua del generale sudista Robert E. Lee, di cui diremo qualcosa fra un attimo, che sta nella copertina del libro, fu ridotto prima così. Come si dice, vandalizzato, coperto di strisce, di scritte, di cartelli e così via, e poi l'anno successivo ridotto così, cioè rimosso per decisione delle autorità pubbliche della città di Richmond, Virginia, che è la capitale della Virginia, lasciando per qualche tempo, forse c'è ancora, il piedistallo vuoto, il piedistallo vuoto. Ora, fenomeni simili sono naturalmente accaduti altrove, in maniera meno intensa, qualcosa è successo anche da noi, qualcosa è successo in Francia, qualcosa è successo in Gran Bretagna. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica 30 anni fa sono accaduti in Russia, nei paesi post-sovietici, c'è stato un periodo in cui in Ucraina centinaia di statue di Lenin sono state abbattute. C'è una collega bolognese, Antonella Salomoni, che ha appena pubblicato un libro intitolato Lenin a pezzi, che è proprio una storia di questo evento che io non ho ancora letto, di cui ho letto solo le prime pagine ancora. Io naturalmente sono uno storico degli Stati Uniti e quindi di questo paese mi sono occupato. Sono andato a vedere più da vicino che cosa stesse succedendo, oltre il velo del clamore mediatico, dello scandalo, delle risse, della risse ideologiche e così via. Sono andato a vedere e mi sono fatto alcune idee, alcune convinzioni che ho cercato di raccogliere in questo libro e di cui ora cerco di rendervi conto sotto forma di alcune storie di alcuni monumenti. Questo è un libro, pieno di storie. Di tante storie, di troppe storie, devo dire, riguardandolo ora e chiedendovi, non sono sicuro di ricordarle tutte le storie che ho raccontato nel libro, quindi non interrogatevi troppo da vicino su questo. Storie di monumenti, che mettono in evidenza, ciascuna di esse, un problema rilevante dal punto di vista del significato dei monumenti, di questi monumenti, per la storia nazionale americana. Ora, la prima cosa, la prima storia, se volete, è questa, che guardando indietro la storia degli Stati Uniti, partendo dalle ondate antimonumentali degli ultimi anni, è sorprendente quanti pochi monumenti siano stati investiti da queste critiche, in termini numerici, anche se hanno fatto molto clamore. Si calcola che alla fine della storia siano stati rimossi alcuni pochissimi abbattuti. Altri, come dire, uso il termine, vandalizzati, ma sono rimasti in piedi, e la maggioranza sono stati eliminati, rimossi dalle autorità pubbliche o statali degli stati, dei singoli stati o municipali,
E questo numero è intorno a 300, sostanzialmente, che vuol dire lo 0,6% dei 50.000 monumenti che rallegrano il panorama monumentale americano, 50.000 in counting, erotti, andando avanti, poi perché è impossibile contarli tutti. Sorprende invece quanto tutti questi monumenti, anche nel passato più lontano, siano sempre stati oggetto di continue controversie. Controversie pubbliche, politiche, se farli, come farli, prima di farli, dopo averli fatti e anche se e come rimuoverli. È un dibattito che attraversa 2 secoli di storia americana, 2 secoli e mezzo, perché in realtà il primo evento formidabile da questo punto di vista è all'origine simbolica degli Stati Uniti. Il 9 luglio del 1776, 5 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, a Manhattan, nel cuore di New York, viene letta pubblicamente la dichiarazione di indipendenza per portarla a conoscenza del pubblico e ne segue un corteo allegramente rivoluzionario di soldati e cittadini che fa a pezzi la statua del re britannico Giorgio III, che era stata donata alla città solo pochi anni prima. E la fa a pezzi con un rituale che ci ricorda altri rituali. Viene decapitato, la testa viene portata in giro su una picca per il paese e una cosa che se avessero avuto fra le mani il corpo del re non sarebbe potuta avvenire, il corpo della statua era in piombo, fu fuso e trasformato in pallottole naturalmente per l'esercito rivoluzionario. Ora questo è un atto fondativo della Repubblica, simbolicamente. Indipendenza contro impero, versus impero, repubblica verso monarchia, anche questo è molto importante. E naturalmente è celebrato ogni anno il 4 di luglio per la festa dell'indipendenza. È possibile dire che gli abbattimenti successivi di statue ne siano una sacra imitazione? Qualcuno lo dice, qualcuno di quelli che sono stati impegnati in questa azione ha detto: noi cominciamo la nostra storia con l'abbattimento di un monumento a un tiranno. Ciò dà legittimazione a queste azioni. È un atto patriottico, abbattere monumenti quando ci sia la giusta, giustificazione. Naturalmente dipende dai giudizi o dai pregiudizi che ciascuno di noi ha in testa. Su questo fatto qua c'è una storia, come dire, tragicamente divertente che riguarda l'allora presidente Trump, il quale il 4 di luglio del 2019, quindi prima dell'anno fatale, tenne un discorso, il discorso del 4 di luglio, che è un genere oratorio, negli Stati Uniti, davanti al Lincoln Memorial a Washington, D.C., dicendo: i nostri antenati, gli eroi che hanno battuto il monumento, patrioti contro la tirannia. L'anno successivo va a tenere il discorso del 4 di luglio di fronte a Mount Rushmore, sapete, le grandi teste di 4 presidenti scolpite nella roccia, e dice: abbattere i monumenti. 10 anni di galera ciascuno a chi fa queste azioni qua. Naturalmente dipende dal punto di vista che uno ha su questi eventi. La cosa interessante è che l'atto fu criticato anche nel 1776, fu criticato come ovvio dai lealisti britannici, ma fu criticato anche all'interno dell'esercito rivoluzionario, in particolare il generale George Washington, che era quello che aveva ordinato di leggere pubblicamente la dichiarazione di indipendenza, disse: beh, queste cose non si fanno, non discuto la buona fede di chi ha fatto queste azioni, ma dà troppo l'impressione di riots, di mancanza di disciplina nelle foreste, lasciate fare queste cose alle autorità competenti, che è esattamente la cosa che hanno detto molte delle autorità competenti nel 2020 e negli anni precedenti di fronte alle manifestazioni. Inoltrate pure petizioni di protesta, ma lasciate fare a noi. 100 anni dopo, 1876,
I francesi, la Repubblica, i francesi donano agli americani la Statua della Libertà, quella che ora sorge, che 10 anni dopo poi fu inaugurata all'ingresso del porto di New York. Primo centenario dell'indipendenza, celebra le libertà repubblicane, americane e francesi. Il nome ufficiale della Statua della Libertà è La Libertà che illumina il mondo. Poi diventa la Statua della Libertà, diventa la madre non degli immigrati, degli esuli, degli esiliati, cioè degli emigrati, cioè quella che accoglie le masse che arrivano dall'Europa. E tuttavia è una figura femminile che evoca la libertà. La libertà femminile? Ancora una volta non scherziamo. Quando la cerimonia di inaugurazione avvenne, come vedete, nel 1886, 10 anni dopo la donazione, diciamo, avviene su un'isoletta che oggi si chiama Liberty Island, che contiene poche persone. Quelle poche persone erano 2002 gli invitati, 2000 maschi e 2 femmine. E ci sono le suffragiste in città, che affittano barche, vanno in giro all'isola con dei cartelli dicendo: le donne americane non hanno alcuna libertà, non potete prenderci in giro. Questo è fate del sarcasmo facendo questa operazione. Alla cena di gala per l'inaugurazione del monumento, che avviene in un grande ristorante di New York, c'è un oratore maschio, come dire, maschio ma sensibile, che sottolinea l'incongruenza. Dice: se Lady Liberty fosse una donna di New York, ne potrebbe votare, sarebbe respinta al seggio elettorale. Un giornale fa anche un discorso un po' più ampio e dice: l'idea che la libertà di questo paese possa illuminare il mondo, no? O anche solo la Patagonia è. Chissà perché la Patagonia è un posto lontano, è ridicola all'estremo. E ovviamente più tardi le suffragiste, poi le femministe della seconda ondata, hanno usato Lady Liberty come un luogo per dire ciò che le donne vogliono e invece non hanno. E qui vedete appunto una manifestazione molto famosa nel 1970. D'altra parte, perché il corpo femminile comparisse su un piedistallo non come allegoria di qualcosa, altro, di qualcosa di astratto, di qualcosa di generale, ma come ritratto di donne storiche realmente esistite, dovete passare parecchio tempo. Per avere alcuni esempi bisogna arrivare all'inizio del Novecento, per avere un po' di esempi un po' più consistenti come numero bisogna arrivare alla fine del Novecento. Seconda storia. Monumenti a Cristoforo Colombo, che devo dire. Ovviamente lo sapevo, ma in qualche modo avevo appena buttato giù alcuni appunti in treno su questa cosa. Scendo dal treno e mi trovo davanti Cristoforo Colombo, qua a Principe. I monumenti a Cristoforo Colombo sono sempre stati discussi e contestati negli Stati Uniti, in particolare, ma non solo, dai movimenti indigeni, i quali naturalmente accusano il navigatore europeo e tramite lui come simbolo in qualche modo. Tutti i suoi simili, tutto il sistema coloniale, di essere all'origine storica dei loro guai, dei guai dei popoli, dei loro antenati. Sapete qual è la prima statua di Colombo che fu rimossa nella storia degli Stati Uniti? È questa. No? Ah no, ok. Queste sono le, ovviamente, le manifestazioni. È un esempio, un piccolo esempio delle manifestazioni contro i monumenti di Cristoforo Colombo. Finite di celebrare, smettete di celebrare il genocidio. La prima statua che è stata rimossa nella storia americana di Cristoforo Colombo è questa statua qua. È una scultura in marmo. Lo scultore napoletano Luigi Persico, nell'Ottocento si usava, erano molti gli scultori europei, italiani in particolare, che producevano monumenti, statue per gli americani in Italia e poi li spedivano anche con questo sistema. Ed era stata installata nella gradinata esterna del Campidoglio a Washington, dove ha sede il Congresso degli Stati Uniti, nel 1844.
1800, alla metà dell'Ottocento, e lì è rimasta fino al 1958, fino a che è scomparsa alla vista, in silenzio, di nascosto. È stata trasferita nelle cantine per un restauro e non è più, e non è sta, e hanno deciso di non rimetterla al suo posto. Come mai? Ovviamente, se noi guardiamo questa immagine, ci diciamo, beh, quel Colombo lì, militarizzato, fra l'altro, non è anche come il Cristoforo Colombo che vedete qua a Principe, body armor e tutto, in piedi, il braccio alzato, a mostrare al mondo un globo terrestre come fosse roba sua, con accanto una donna nativa, seminuda, inginocchiata, intimidita, come fosse roba sua. Era un pugno insultante nell'occhio per le associazioni dei Native Americans, che era dall'inizio del Novecento che facevano manifestazioni e petizioni contro questa statua che sta all'ingresso della Casa del Popolo, di cui dagli anni 20 almeno siamo tutti cittadini, anche noi, in qualche modo. Ora le loro preghiere furono esaudite. Ora che naturalmente. Ma questo era vero anche nell'Ottocento, ma questo è un discorso che farò fra un attimo, che questo era un monumento razzista, aggressivo, imbarazzante, viene rimosso, e viene rimosso non da teppisti di strada, viene rimosso dalle autorità del Congresso degli Stati Uniti. Ora, la statua di Cristoforo Colombo pone un problema storico interessante che possiamo generalizzare parlando di monumenti, cioè Colombo rappresenta in questo caso i colonizzatori bianchi agli occhi dei colonizzati di colore. Tuttavia ci sono figure storiche che possono rappresentare cose diverse, idee diverse, cause diverse, magari in contrasto fra loro. E allora che cosa si fa? Perché la loro vita simbolica a questo punto monumentale, quindi si complica. Colombo è una di queste figure perché dalla fine dell'Ottocento è simbolo anche degli immigrati italiani in America, che i quali ovviamente si vedevano non come conquistatori e oppressori di altri, ma si vedevano come oppressi loro stessi in una società che li emarginava. Per restare solo alla città di New York, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la comunità italo-americana di New York riempie la città di statue a compatrioti illustri. Come dicevano allora i tre Giuseppi del Risorgimento, Mazzini, Garibaldi, Verdi, Dante e naturalmente Colombo. Questa è la statua che viene inaugurata nel 1892, quindi centenario, quarto centenario della scoperta dell'America, cosa che non si dice più naturalmente così, a Columbus Circle, quindi a uno degli angoli di Central Park. E questa è forse la più famosa. L'idea era naturalmente quella di fare vedere all'America, agli americani, agli Yankees, quanto fosse grande e nobile la storia e la cultura di quei poveri straccioni che vivono nei tenements di Little Italy, in qualche modo. Era un'idea di riscatto. Tra l'altro, da lì parte la campagna per fare del 12 ottobre, giorno di festa nazionale, che è diventato Columbus Day, che è una festa etnica. Beh, come ce ne sono tante, fra le più importanti, ma come ce ne sono tante. Qua vedete un contrasto. Qua vedete i Columbus Day del 2023, quello dell'ultimo, quindi dell'anno scorso. C'è una grande parata al centro di New York, sulla Fifth Avenue, come di solito accade, e ci sono le autorità cittadine e le autorità statali che vengono a riconoscere la comunità italiana, a inchinarsi di fronte e quindi ad abbinare le due bandiere. Qua c'è il sindaco di New York, Eric Adams, che come vedete è un afroamericano. Mentre sotto vedete, e siamo nel 1900.
scusate, non so come dire in italiano, due proclamation distinte, in cui proclama che il 12 ottobre, o meglio, il giorno specifico, insomma, il 12 ottobre sarà Columbus Day, e poi ne fa un'altra in cui dice sarà Indigenous People's Day. E come si suol dire, in una società pluralista che ciascuno festeggia un po' come gli pare, magari anche civilmente, litigando, perché sono cose che succedono, di litigare. Terza storia. È davvero possibile litigare civilmente tra immigrati e indigeni? Qui c'è un altro bel problema. C'è anche una storia interessante che non so se ha avuto tanta eco in Italia quando è accaduta, perché riguarda il Papa, Papa Bergoglio, Papa Francesco. 2015, Papa Francesco fa un viaggio negli Stati Uniti e proclama santo Junipero Serra, che era un padre francescano spagnolo attivo nella California del Settecento, quando naturalmente, attenzione, la California era Spagna, era New Spain, no? Noi diciamo New Spain, noi americani diciamo New Spain, era Nuova Spagna. Papa Francesco presenta il nuovo santo come un protettore dei nativi, dice, dei quali sa rispettare le usanze e difendere la dignità contro chi ne abusa. Abusi, dice il Papa, che oggi continuano a procurarci dispiacere, specialmente per il dolore che provocano nella vita di tante persone. Chiuse le virgolette. È un dispiacere, un dolore che riguarda il passato. Nel presente a prevalere un'altra cosa, e cioè il discorso sull'orgoglio della comunità immigrata ispanica di avere il proprio primo santo, proprio primo, una comunità che, come sapete, è cattolica, e non solo cattolica, è intensamente cattolica. Ed è anche una comunità immigrata che è doppiamente immigrata, perché è venuta prima dall'Europa nelle Americhe ispaniche e poi dalle Americhe spagnole in tempi più recenti, è immigrata negli Stati Uniti, ed è lì che si presenta in qualche modo come l'ultima ondata migratoria e quindi come quella la più maltrattata da tutte le ondate migratorie precedenti. Dice il Papa, Padre Serra è lo speciale patrono della gente ispanica del paese, c'è l'arcivescovo ispano-americano di Los Angeles che dice, il nostro primo santo ispanico, tutti noi dobbiamo riflettere sulla nostra storia, sull'eredità ispanica della nostra nazione, sulla nostra eredità in quanto nazione di immigrati. Questa è la big story di questo evento. Tutto bene dunque. Non tanto, perché pochi giorni dopo le statue di Padre Serra in California, e ce ne sono parecchie, sono state attaccate, vandalizzate, vernice rossa, scritte santo del genocidio, e questa è stata decapitata. Perché naturalmente sembra che nel ricordo dei discendenti dei nativi di allora Junipero non sia un santo, non venga ricordato come un santo, viene ricordato come un padre padrone che usava le missioni cattoliche da lui fondate, tutte le città con il nome di santi che trovate in California le ha fondate lui, San Diego, San Francisco, Los Angeles, Nostra Signora degli Angeli, e così le ha fondate. E le ha fondate per queste missioni, per assimilare, convertire e, loro dicono, distruggere la nostra cultura. E lo dicono con animo lacerato, attenzione, questo è un problema serio, cioè non è una roba così astratta intellettuale, perché i nativi di oggi sono anch'essi cattolici. Sono stati convertiti e sono rimasti cattolici, sono parte quindi dello stesso universo spirituale condiviso con i discendenti dei conquistatori di allora e con i più recenti ispanici che sono arrivati dal Messico e da tutte le aree ispaniche a sud del Rio Grande. Si trovano tutti costoro al crocevia di tante vicende non facili da conciliare. E qui appunto c'è un problema storico importante e interessante. Quanto è difficile celebrare un noi collettivo in una società continentale, in un continente che è popolato da milioni di immigrati arrivati in povertà e
e qui sfruttati e maltrattati dagli immigrati precedenti, i quali a loro volta si erano insediati nelle terre dei nativi, lasciando a quelli arrivati dopo l'illusione di essere innocenti, perché il lavoro sporco è stato fatto da altri che ora ce l'hanno con noi. E lasciando naturalmente ai nativi la vita interrotta in un limbo. Naturalmente un po' in tutto il mondo sono successe cose simili, prima o poi nei secoli dei secoli, compreso nelle Americhe anche precolombiane, per quello che riusciamo a capire. Il punto è naturalmente che nelle Americhe queste sono storie recenti, presenti nella memoria, sono ancora ferite aperte, nelle Americhe e anche negli Stati Uniti. Una popolazione con un tale impasto di relazioni gerarchiche, di storie drammatiche che si intrecciano e si accavallano e si accumulano, può riconoscersi in un unico monumento? Oppure ciascuna storia pretende il suo, magari guardando ai monumenti degli altri con sospetto? C'è un limite alla capacità inclusiva dell'immaginazione nazionale? Questa è una domanda a cui non chiedete a me la risposta, naturalmente, perché nessuno ce l'ha la risposta, se non da un punto di vista pratico, pragmatico della vita quotidiana, appunto che ognuno faccia le sue feste, ognuno celebri i suoi monumenti, senza menarsi troppo fra di loro. Quarta storia, mi sto avvicinando alla fine della mia presentazione. Il destino dei monumenti ai leader confederati, ai leader sudisti, quelli della copertina, suggerisce un problema di natura diversa. Qui stiamo parlando soprattutto dei generali che durante la guerra civile dell'Ottocento si batterono in difesa della secessione degli stati sudisti, degli stati schiavisti del sud. E i loro monumenti sono, insieme a quelli di Colombo, fra quelli proporzionalmente più colpiti dalle manifestazioni di protesta. Sono in genere monumenti equestri, fra l'altro monumenti bellissimi, ci sono questi cavalli che sono delle cose straordinarie, guardarli, poi voi li guardate da sotto e vedete che vi sta venendo di carica addosso il cavallo, non quello di Lima, quello di altro. E c'è naturalmente la statua del generale lì che abbiamo visto, ve ne cito solo un altro, il generale Nathan Bedford Forrest, che è noto alla storia americana per essere stato il primo gran capo del Ku Klux Klan alla fine della guerra civile, quindi un tipo simpatico, carino, e noto alla storia pop per essere quello che all'interno del romanzo e poi del film ha dato il nome a Forrest, che alla regione per cui in famiglia hanno chiamato Forrest, Forrest Gump, è che c'era un lontano zio che era un generale dell'esercito sudista, dice il romanzo. Ora, questi monumenti sono stati vandalizzati, rimossi dalle autorità cittadine, ovviamente accusati di celebrare un passato che era di schiavitù e anche un passato di segregazione razziale e di white supremacy, perché questi monumenti sono stati tutti costruiti fra gli ultimi anni dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, quindi a distanza di 30 anni, 40 anni dalla guerra civile, ma nel bel mezzo della guerra civile fra nord e sud, ma nel bel mezzo della guerra di razza fra bianchi e neri nel sud, che finisce con la vittoria dei bianchi, con la segregazione razziale, con quelle che loro chiamano le leggi Jim Crow, con l'instaurazione di uno stato di polizia negli stati del sud. Sono stati contestati da subito, da sempre. Non è che oggi si sono svegliati e hanno visto che questi monumenti rappresentano qualcosa che non ci piace, sono stati contestati da subito, solo che da subito non c'erano gli strumenti davvero per contestarli. Guardate, alla fine dell'Ottocento, questa è l'inaugurazione forse la più importante, perché è l'inizio della storia dei monumenti dei generali sudisti nel sud degli Stati Uniti. Questo è il monumento del generale Robert E. Lee, quello che abbiamo già visto ormai più di una volta, 1890, vedete l'inaugurazione, e di fronte c'è una bandiera umana fatta di ragazzini delle scuole che disegna la bandiera di combattimento dell'esercito sudista, la battle flag dell'esercito sudista. Come dire, è la bandiera di traditori,
attenzione, di bandiera di traditori, che però ormai è legittimata e riconosciuta nel sud degli Stati Uniti, nel sud e nel paese in realtà, nessuno ci fa più caso. Nel 1890 in Virginia c'erano ancora dei consiglieri comunali neri, perché per tutto il periodo fino alla fine dell'Ottocento i neri votano nel sud degli Stati Uniti, protetti dall'esercito federale. E ci sono e sono eletti e protestano. A questo punto però non vengono più ascoltati perché è il periodo in cui cominciano a essere privati del diritto di voto ed espulsi dalla sfera pubblica. Ci sono proteste fino agli anni 20 del Novecento in tutte le città del nord, dove c'era un movimento per i diritti civili, non è che l'ha inventato Martin Luther King, c'era già allora un movimento per i diritti civili, interrazziale, fra l'altro. Ci sono proteste che attraversano tutto il Novecento a livello intellettuale. Non ebbero successo allora, oggi hanno qualche successo, che consiste non tanto nel fatto che vengano imbrattati questi monumenti, ma che le autorità locali li rimuovono. Cos'è cambiato? Questa è un'altra questione cruciale. È cambiato il regime politico-sociale nel paese. Nella prima parte del Novecento chi protestava rappresentava delle minoranze radicali. Movimento per i diritti civili, fra i fondatori c'erano i socialisti del Partito Socialista Americano, che erano attivi nella sfera pubblica, facevano le loro cose, ma erano minoranza. Oppure queste proteste erano attivate da popolazioni di colore che erano molto numerose, ma tenute e poi spinte e poi eliminate dalla scena. Oggi molte cose sono cambiate, e non solo per i neri, perché nell'ultimo mezzo secolo c'è stata la rivoluzione dei diritti civili, la rivoluzione dei diritti delle donne, soprattutto è cambiata la demografia del paese. I non bianchi sono sempre di più, i non euro bianchi, quelli che non sono discendenti dagli immigrati europei, sono sempre di meno. Si calcola che nel giro di 20 anni a questo punto potrebbero diventare minoranza nel paese. Questo, fra l'altro, vi spiega un sacco di robe intorno a Donald Trump e ai movimenti che gli stanno dietro e così via. Mentre nelle grandi città, nelle metropoli, le popolazioni non bianche, non euro bianche, molto spesso sono maggioranza, eleggono i loro sindaci, i quali poi hanno a che fare con la questione dei monumenti. Abbiamo visto, il sindaco di New York è un afroamericano, in molte città è così. E quindi quello che succede è che cittadini di origine non europea, donne, separato, cittadini di origine europea, cittadini e cittadine di origine non europea, donne di tutte le origini, in qualche modo, si trovano di fronte a un panorama di glorie nazionali che è fatto solo di maschi euro bianchi, che non li rappresenta e che magari viene percepito come ostile, come contro di loro, e tentano di cambiarlo. E possono contare su qualche successo. È la logica del cambiamento di regime. È facile vedere i cambiamenti di regime quando sono boom, no? Provvisi nel giro di dichiarazione di indipendenza, via le statue del re, crolla l'Unione Sovietica, via le statue di Lenin e tanti altri eventi. Crollano i regimi fascisti e via le statue dei fascisti, più o meno. Negli Stati Uniti c'è stato un regime change politico-sociale non improvviso, ma di lungo periodo, strisciante, spalmato su decenni, reale, che è ancora in corso e che spiega perché oggi certe cose succedono che non succedevano prima, non perché non ci fosse contrasto e critica, ma perché gli strumenti politici a disposizione erano diversi. No, ancora un'ultima storia, me la permetterete. È quella più per alcuni versi ha una sua complicatezza anche questa storia qua. Se la sono presa anche con Abraham Lincoln. Se la sono presa con il presidente antischiavista, quello che ha emendato la Costituzione per abolire la schiavitù, come raccontato mirabilmente con poche imprecisioni,
ma sostanzialmente mirabilmente nel film di Steven Spielberg, che è proprio centrato tutto sull'operazione legale, costituzionale, fatta in congresso. Il presidente martire, il presidente che ha pagato con la vita, assassinato da un nemico sudista appena finita la guerra, il venerdì santo. Il venerdì di Pasqua, il venerdì santo come nostro Signore, voi trovate alla fine degli anni 60, negli anni 70, trovate i santini dove si vede la figura di Abramo Lincoln che sale al cielo dove viene accolto da George Washington. Cioè c'è questo culto intorno a questo evento. Se la sono presa persino con lui. Questo è il suo monumento più chiacchierato. Questo è il suo monumento più chiacchierato. Lincoln è stato inaugurato nel 1876, quindi una decina d'anni dopo la fine della guerra civile, a Washington DC. È in piedi Lincoln, altissimo, come lo è, come lo era, vestito di tutto punto. Nella destra tiene il proclama di emancipazione, con la sinistra estende, dona, concede la libertà a un afroamericano seminudo. Attenzione ancora una volta, vi ricordate Cristoforo Colombo? Cristoforo tutto vestito e la donna nativa seminuda. Qui di nuovo abbiamo il presidente, uno dice, beh certo, è vestito, ma insomma come simbolo, il maschio bianco alto e vestito e la persona di colore seminuda. Quasi inginocchiato, forse sta per sollevarsi, forse no, guarda riconoscente il suo emancipatore e ricorda appunto, ripeto, la postura della statua di Cristoforo Colombo, in cui c'è chiaramente una gerarchia fra chi sta in alto e chi sta in basso, questo è ovvio. È un monumento umiliante, dicono gli odierni contestatori neri, è paternalistico, è razzista, i neri in ginocchio, passivi, salvati dal solito white savior, il grande salvatore bianco, che libera anche i popoli di colore. E si dice come se non ci fossimo battuti in prima persona per la libertà, nel movimento abolizionista, poi in guerra. Durante la guerra civile ci sono 200.000 afroamericani che combattono nell'esercito nordista, di cui metà ex schiavi fuggiti dal sud. La statua originale, questa che sta a Washington DC, è stata contestata, ma è rimasta al suo posto. Una replica, che era stata donata alla fine dell'Ottocento alla città di Boston, è stata rimossa per decisione delle autorità municipali dopo una petizione popolare. Ora, qui c'è un altro problema che, come dire, dovrebbe essere, c'è familiare, ovviamente in quanto storici, è un problema delicato. È possibile che il monumento appaia paternalistico e razzista a noi? Alla sensibilità contemporanea, ma non a quella ottocentesca di un secolo e mezzo fa. Valutare e criticare il passato con i criteri del presente, come dire, è facile, è sleale, è anacronistico, non tiene conto dei contesti culturali, che è la cosa di cui tutti noi storici dobbiamo assolutamente tenere conto, è il cuore del nostro lavoro. È una forma di violenza sulla storia, è una forma di violenza di noi viventi sui nostri antenati che sono morti. Pensate semplicemente a quello che penseranno di noi i nostri discendenti fra 20-30 anni, quando noi diremo le cose buone, liberali, democratiche, politicamente, e magari fra 30 anni sembreremo comunque degli arretratissimi che non tengono conto di tutte tante cose. No? Quindi è una forma di violenza sul passato. Ora, queste sono considerazioni fondate, io credo, che a me sembrano fondate, che condivido, che però vanno verificate empiricamente. È vero che è così in questo caso specifico, per esempio, oppure no? In questo caso l'analisi empirica ci dice che le cose non stanno affatto così. La statua del 1876 fu criticata allora con i criteri di allora, che erano molto simili ai nostri, da persone di allora, con parole simili a quelle dei contestatori di oggi. Fu criticata addirittura da un oratore ufficiale alla cerimonia ufficiale di dedication, di inaugurazione della statua, che era un signore che si chiamava Frederick Douglass, che era il più importante
esponente dell'abolizionismo nero e poi del movimento nero per i diritti civili. In realtà è stato il gigante politico e intellettuale della Black America nell'Ottocento, nato in schiavitù, fuggito dalla schiavitù e diventato quello che è diventato. E lui parla, viene chiamato a inaugurare la statua a Lincoln, che conosceva bene e con cui avevano avuto continue dispute sui tempi e i modi dell'abolizione della schiavitù. E lui nel discorso lo ricorda questo, dice, sì, Lincoln è stato un grand'uomo, usa sempre questa retorica, è stato un grand'uomo per voi bianchi, è stato uno, un grande fra di voi, è stato un grande anche per noi, perché è stato l'uomo giusto nel momento giusto. Dal nostro punto di vista era arretrato e lento nell'operare per l'abolizione della schiavitù, ma dal punto di vista vostro, dei bianchi, è stato veloce ed efficace perché voi eravate una palla al piede sua. E lì c'è il conflitto fra il militante e il politico. Il militante vuole, il politico dice, però io devo tener conto di tante cose. Ma che dire di quel nero in ginocchio? E qua cito. Ciò che voglio vedere prima di morire è un monumento che rappresenti il nero non piegato sulle ginocchia come un animale a quattro zampe, ma eretto in piedi come un uomo. E pensate nel linguaggio ottocentesco che cosa vuol dire, like man, uomo padrone di se stesso, libero. Il primo monumento a un nero in piedi Douglas non lo vide perché fu il monumento fatto a lui stesso. Pochissimi anni dopo la sua morte, nel 1899, viene inaugurato il monumento a lui, appunto, che è la prima figura di nero storico, un personaggio storico che viene monumentalizzata negli Stati Uniti, a Rochester, nello stato di New York, dove aveva delle sue attività e dove ora è sepolto. Bene, per concludere rapidamente, 3 minuti. Come dire, due parole. Di cui secondo me si deve diffidare parlando di queste storie monumentali, parlando di critiche ai monumenti, di attacchi ai monumenti, di, si suol dire, iconoclastia. La prima parola è iconoclastia, che deve essere usata con molta prudenza, che non può essere usata in senso proprio, perché in senso proprio un movimento iconoclasta è un movimento che mira a rompere le icone in quanto tali. È contrario a tutte le immagini di tipo religioso o di tipo politico, se è un movimento religioso o se è un movimento politico. Teme che possano diventare oggetto di venerazione, di idolatria, di culto della personalità. Ora, ci sono segni di questo, di questi sentimenti alle origini della storia americana, indubbiamente ci sono. Sentimenti che erano nutriti di repubblicanesimo radicale, rivoluzionario, e di radicalismo protestante. Religioso. Per esempio, sentite, no, qua non c'è un'immagine, sentite che cosa dice l'ex presidente John Quincy Adams quando non è più presidente, lo dice intorno al 1830, dice queste cose qua e non è una cosa strana che le dica, c'erano le parole per dirlo, il linguaggio per dirlo, poi alcuni non avevano la stessa opinione, però era una cosa che circolava. Lui dice: la democrazia non ha monumenti, non dobbiamo fare monumenti in democrazia. E naturalmente si intende i monumenti a cui siamo abituati nell'ancien regime, quindi ai monumenti ai re, agli conquistatori, alle persone, alle grandi persone. No? La democrazia non conia medaglie, non porta la testa di un uomo sulle monete. La sua essenza stessa è iconoclasta. Il punto naturalmente è che le cose di cui stiamo parlando, le persone di cui stiamo parlando, non sono iconoclaste. Se non in senso, come dire, generico, avaro, di strada, volgare, no, ma non volgare perché è volgare, no, perché così senza pensare troppo a quello che significa. Perché questi signori qua ce l'hanno con certe icone, non con le icone in quanto tale, ce l'hanno con quelle icone lì che rappresentano persone e quindi idee che ci sono ostili, che ci sono ripugnanti, che non ci piacciono. E che magari vogliamo sostituire con altre icone che invece ci piacciono. Frederick Douglass ci piace, no? Generale Lee non ci piace.
Quindi non sono contro i monumenti in quanto tali. Poi qua si potrebbe aprire un discorso su cui non è che abbia molti strumenti di analisi ancora, ma che certamente è quello prossimo e più interessante. Può essere che molti di loro non sono contro i monumenti in quanto tali, sono a favore di altri monumenti, forse sono a favore di altri tipi di monumenti, cioè c'è una sorta, un discorso che vorrebbe reimmaginare le forme e le funzioni dei monumenti. Ma questo è un altro discorso che ci porta in un'altra direzione. La seconda parola da non usare in questo campo, qualunque cosa significa significhi in altri campi, è cancel culture. Questa è una parola che un americanismo che circola da noi moltissimo, soprattutto nei campi molto anti-americanistici, che dicono che non dovremmo, parlare, usare troppe parole di origine yankee nel nostro linguaggio. Cancel culture. Chi critica i monumenti, anche chi li vuole rimuovere o li vuole brutalizzare, basta ascoltarli, ascoltare quello che dicono. Non vogliono cancellare la storia. Vogliono, e lo dicono esplicitamente, ridiscutere la versione della storia che quei monumenti promuovono, ricordano e, attenzione, celebrano, perché i monumenti celebrano. No? Una volta che il monumento l'avete rimosso, come è successo in alcuni casi degli Stati Uniti, e lo mettete in un museo, e sotto ci scrivete che cosa rappresenta, in un museo diventa una cosa che ricorda, un reperto storico, un documento storico che ricorda, ma se sta in piazza, celebra, vuol dire che è bello, vuol dire che lo veneriamo, vuol dire che rappresenta degli ideali che ci sono, non facciamo un monumento a uno che ci fa schifo, no? Quindi vogliono cambiare la versione della storia, che ritengono parziale, per raccontarne un'altra che ritengono magari trascurata e la vogliono più complessa e più completa. Perché naturalmente si dice, su questo sono d'accordo, sto per concludere, si dice che ovviamente i monumenti sono atti politici di memoria selettiva, atti politici di memoria selettiva, atti di chi in quel luogo, in quel momento, abbia le risorse di potere per mettere in piazza, e quando si dice in piazza intende fisicamente nella pubblica piazza, ciò che sembra opportuno ricordare, quello e non altro, quello e non altro. Ovviamente, attenzione, questo è importante soprattutto per gli Stati Uniti e soprattutto per gli ultimi decenni, gli ultimi anni, gli ultimi decenni della storia americana dal punto di vista delle vicende monumentali, perché in società democratiche, società più o meno democratiche, più o meno liberali, abbastanza liberali, in cui insomma ci si può muovere, le risorse utili di potere possono essere di vario tipo. Non necessariamente solo il dittatore, il presidente, il generale, il capitale, chi ha i soldi. Ovviamente i soldi ci vogliono, ma possono essere raccolti in tanti modi. Come dicevano i boss di partito del Novecento americano, in molte città americane, dicevano: chi è che ottiene il monumento? Chi strilla di più? Chi strilla di più e ha i voti per farsi sentire? Non è necessario avere i capitali, anche con i voti ci si fa sentire. Ci sono forme di contropotere all'interno delle democrazie locali americane. Un intellettuale britannico di metà Ottocento, Thomas Carlyle, la metteva più sull'ironico anche in qualche modo, dice: beh, a chi si fanno i monumenti? Con un'adeguata sottoscrizione pubblica si possono fare statue a chiunque di cui si parli molto e che non sia ancora finito in galera. Le celebrities, c'erano degli standard allora per fare comunque dei monumenti. In ogni caso, la cosa che va sottolineata è che i monumenti sono tutt'altro che, qua cito da un collega, sono che innocenti e neutrali. Arrivano con un bagaglio storico, ideologico, politico alle spalle. Rivelano alcune cose e ne nascondono altre. I monumenti mostrano e cancellano. Quindi chi cancella chi? Questa è la domanda da fare quando si parte di queste cose. Nei monumenti e nella storia del paese
dalle vicende degli ultimi anni, nulla è stato davvero cancellato, nessuna icona è stata davvero rotta e sottratta alla vista. Abbiamo la classifica delle personalità più monumentalizzate d'America, e vedete che restiamo ancora lì, personalità, personaggi, persone, eroi in qualche modo, monumentalizzati nella storia nazionale. Qualcuno ha fatto i conti, c'è un centro di ricerca che tiene i conti. E vedete, c'è la classifica che lì non ci stava, è i top 50, i 50 più monumentalizzati, che è ancora una fotografia dell'Ancien Régime, ovviamente, di una fotografia di Ancien Régime dove c'è l'accumulo di monumenti di 200 anni di storia. E sono quasi tutti bianchi, e sono quasi tutti maschi, e sono qua, metà sono generali e presidenti e così via. E tuttavia ci sono delle novità. Se voi guardate i top 10, che è quella che ho rappresentato lì, beh, c'è una grossa novità che al quarto posto addirittura c'è Martin Luther King, che è entrato in classifica alla grande. Se scendete un po', poi si possono qua fare altre considerazioni. Come vedete c'è ancora Cristoforo Colombo, c'è ancora il generale Lee. Non so, forse è sorprendente che Lincoln sia più monumentalizzato, sia il numero uno rispetto a Washington. Abbiamo tre cattolici in classifica, presidente Kennedy, e poi prima ancora abbiamo due italo-cattolici, italo per modo di dire, perché poi la storia di allora era più complessa, San Francesco e Cristoforo Colombo. Se guardiamo al di sotto, e soprattutto a questo punto, se guardiamo al di sotto del cinquantesimo, che è in attesa di entrare nella classifica, vediamo che ci sono molte figure non convenzionali rispetto alla convenzione che viene rappresentata lì, che sono entrati a cui sono stati fatti monumenti negli ultimi anni, negli ultimi decenni. In prima fila, in attesa, c'è naturalmente Rosa Parks, cioè la donna nera eroina del movimento per i diritti civili, e vedete un tipo diverso di monumento che viene immaginato a proposito del reinventare il monumento. Non c'è più il piedistallo, il monumento è a livello del pavimento, e ho sbagliato a non metterci le fotografie in cui c'è il pubblico che si siede accanto a lei. Hanno dovuto cambiare le mani perché si sono rovinate a forza di visitatori, lo tengono per mano. E ci sono molti monumenti di quelli che sono più amichevoli, più familiari, abbassano il livello di presenza, diciamo, di autoritaria della personalità monumentalizzata. Insomma, il Pantheon delle glorie nazionali in questi anni tribolati si è ampliato, non si è ridotto o cancellato o censurato, si è arricchito e ha guadagnato anche in spessore storico, ed è un processo ancora in corso. Io ho finito di dirvi quello che volevo dirvi, grazie. Grazie. Io credo che questa sintetica presentazione faccia capire perché è un libro. E qui c'era in luce tanto di quello che c'era nel libro, che ovviamente è sviluppato di più. Da un lato la capacità di ragionare sui problemi e nel contempo l'articolazione dei problemi rispetto a delle storie, in questo caso a degli oggetti e alle loro storie. Senza lasciarsi, come spesso avviene nella letteratura su questi temi, soffocare dagli apparati teorici e invece andando al nucleo delle cose. E io avrei un sacco di domande da fare ad Arnaldo, ma non voglio, vorrei semplicemente però partire da una questione, la butto lì e poi apro la discussione sia a chi è presente in aula sia a chi è collegato da casa. Tu hai evocato questo regime change strisciante, l'hai chiamato così, e poi nel libro questa immagine, insomma, con altre parole, ma la descrivi e la precisi.
Dici, l'ultimo, l'ultimo cambiamento di regime che è ancora in corso e non si capisce dove vada a parare, solo quando lo si capirà, avrà un nome, scrivi nel 2011, dura da più di mezzo secolo, dagli anni 60 e 70 del Novecento. Ok, è un'indicazione chiara, interessante. Allora, lì le domande che... Ok, questo cambiamento di regime riguarda che cosa? Perché riguarda la percezione, sì, chiaramente, di sistemi di valori, no? Modelli ideali di diritto civile, cosa vogliamo glorificare, cosa invece ci ripugna. Però riguarda, perché quella datazione, proprio l'articolazione di rapporti col passato, a me ha fatto venire in mente, perché parte indica esattamente quella fase, quel tornante storico. E anche le politiche monumentali, il libricino di Paul Cornerton dell'inizio degli anni 90, che si intitolava Come le società ricordano, e che si poneva proprio il problema. E a un certo punto lui dice: guardate, è cambiato il modo di ricordare, è cambiato proprio in quegli anni lì, negli stessi anni. E un altro libro, sempre di quegli anni lì, che invece era dedicato alle politiche della memoria della narrazione nazionale, la Commemorations, dice anche lui: sì, quegli anni lì che cambia tutto, cosa cambia? E dice: beh, cambia che entriamo in una fase post-nazionale, non è più la nazione al cuore, è qualcos'altro. Sono tante anime, tante narrazioni che sono plurali, sono sbriciolate, sono articolate, sono colorate, sono diverse. Non è più una nazione come corpo compatto in qualche modo che si rappresenta come tale, ma sono tanti, tante voci che pretendono il proscenio. E questo torna sotto tanti livelli, e nel contempo, però, la ricchezza del tuo libro è che ci fa vedere che quella dimensione plurale lì, almeno nel caso statunitense, c'è anche prima, c'è da molto prima, cioè da proprio da quando nasce la slavomania ottocentesca. Perché qui abbiamo un contesto che forse è molto diverso da alcuni contesti europei dove il peso dello Stato che fa le politiche di nation building, di pedagogia nazionale attraverso i programmi scolastici come attraverso gli arredi urbani, ma lì c'è già da subito una dimensione che è plurale e di dialogo tra società civile e Stato. Quindi allora dov'è? In cosa consiste la cesura? Che c'è, sicuro che c'è, non lo sto contestando, ma la cesura degli anni 60-70 del Novecento. No, 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 però se posso vorrei rispondere subito. Scusate, voi mi scusate se faccio dialogo uno No, a uno. facciamo dialogo, dai. Perché sono. Scusate. Arrivederci, grazie. Sono arrivato all'età in cui ho poca memoria e quindi secondo... Dunque, è un fenomeno che già c'è cioè è un meccanismo che già è successo nella storia americana. In quanto come processo, come meccanismo, i contenuti sono diversi. Dobbiamo tenere presente che, è come dire, dalla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti sono un paese di grandi andate migratorie, lo sono da sempre, lo sono da prima della guerra civile, sono soprattutto ondate migratorie, come dire, diverse fra di loro. Prima della guerra civile arrivano gli irlandesi che, a parte la loro lingua, parlano anche inglese, ma sono cattolici, sono una presenza completamente diversa nella società americana. Alla fine dell'Ottocento arrivano i mediterranei, arrivano gli orientali, arrivano i cattolici, anche lì arrivano gli ebrei e così via. In uno stato federale, in uno stato federale, in cui solo con, in realtà solo con le grandi guerre del Novecento, il governo centrale federale, il governo federale diventa centrale. Quindi il rapporto fra Stato, politiche statali, politiche statuali, federali o statali e locali, e diverse nazionalità che sono presenti all'interno del paese è sempre presente. Le grandi ondate migratorie che creano, alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti c'è un dibattito se... Nelle scuole locali dove sono prevalenti gli italiani o i tedeschi, si debba insegnare l'italiano e il tedesco.
tanto per dire qual è la dimensione, l'invenzione del giuramento alla bandiera, del giuramento alla bandiera, giuro, una bandiera che rappresenta un paese uno indivisibile, è il giuramento inventato da una socialista che aveva il culto dello Stato e che voleva creare una unica nazione dai figli dei figli degli immigrati. Queste ondate migratorie rompono il simbolo di queste diversità nazionali è all'inizio del Novecento il successo di quel play di Broadway che era intitolato, ecco, vedete la memoria? No, è importante, porca miseria. Che insomma celebra il melting pot. Il titolo era The Melting Pot. Ora potete immaginare se non mi ricordo, se non conosco un nome del te un nome come questo. Però mi sfuggiva la romanza. The Melting Pot. Melting Pot vuol dire tante cose diverse che poi forse si fondono in chissà cosa, non si sa. Queste grandi ondate migratorie arrivano a una conclusione di due tipi. Uno, la chiusura delle frontiere negli anni 20 e due, l'esperienza del New Deal e della Seconda Guerra Mondiale. Chiudere le frontiere, non ammettere più nessuna ondata migratoria di tipo diverso e amalgamare quelli arrivati sulla base di l'esperienza delle grandi riforme nazionali federali, in questo caso del New Deal e poi della grande esperienza della guerra, ha concluso questo ciclo e ha creato una situazione politica in cui c'è un partito democratico maggioritario che governa il paese, un partito repubblicano che si oppone ma che continua a essere comunque, come dire, liberale, eh? Liberale nel senso non liberale, liberale nel senso liberale conservatore europeo. All'inizio degli anni 60-70 quello che succede è si riapre un nuovo ciclo da questo punto di vista e di nuovo siamo nel mezzo di immigrati di tipo diverso. Numeri enormi, ispano-americani, asiatici, ovviamente la rivoluzione dei diritti civili porta gli afroamericani in prima linea nella cittadinanza politica e sociale e ricominciano le pressioni sulle varie autorità locali, statali, federali, eccetera, per questa questione della rappresentanza di tante idee di nazionalità che resta aperta. Sospesa, e quando dico che quando sarà, si potrà arrivare a qualche conclusione, riusciremo a dargli un nome, però è una conclusione che ancora non riusciamo a percepire, perché intorno a queste idee di chi sono gli americani, chi siamo noi americani, il conflitto è tuttora aperto, ma è aperto in maniera, è sempre aperto a livello culturale, ma è aperto in maniera politica. Rappresentato nei partiti politici, rappresentato nei candidati che si presentano, nelle autorità che governano le città, che governano gli stati e che governano anche arrivano a governare il governo federale. E lì è ancora aperto. Se voi andate a vedere i sondaggi in cui si intreccia l'opinione su questioni culturali e i riferimenti politico-partitici, trovate dei conflitti radicali su questo, fino al punto che una maggioranza di elettori del Partito Repubblicano dicono che hanno un'opinione che considerano moralmente inadeguati i democratici e una maggioranza di elettori del Partito Democratico considerano moralmente inadeguati i repubblicani. Che non vorrebbero che i miei figli si sposino con dei figli di una famiglia dell'altro partito politico perché le idee sulla famiglia, sulle donne, sul ruolo di genere, sui ruoli di genere, sull'aborto, sulla pena di morte, sull'uso delle armi, sono completamente diversi, completamente radicalmente diverse. E c'è, quando studiavo il simbolo della bandiera, ci sono manifestazioni contrapposte in cui entrambe le parti usano la bandiera perché per loro ha un significato diverso rispetto agli altri. E quindi sì, questa è una questione aperta, possiamo anche metterla,
Io tendenzialmente non ho una visione drammatica della vita e della storia, per cui cioè è anche un elemento come dire, di conflittualità democratica all'interno di me. Come diceva Leonard Cohen in una sua canzone, sì, ci sono i muri, ma poi ci sono anche delle spaccature dei muri, è da lì che entra la luce. Ed è da questi conflitti anche che sono conflitti non risolti, che però probabilmente sono vitali all'interno del certo, possono anche finire in altre direzioni. Ne parleremo a fine anno, dopo le elezioni. Perché guardate, queste sono lezioni che sono giocate su questo, sono giocate su questa cosa qua, sono giocate sul fatto che va bene abbattere, come dice Trump, va bene abbattere il monumento al re britannico, ma oggi che abbatte monumenti deve andare in galera. E lì c'è proprio la cose completamente diverse, la visione completamente diversa di elementi simbolici che entrano nella vita delle persone. Non sono robe che si leggono sui giornali, ma entrano nella vita delle persone. Se domande da chi è presente o da casa, da chi è collegato via Teams. Tanto vi faccio vedere un po' di fotografie mentre ci penso. Ah sì, tra l'altro il libro è ricchissimo, è un apparato, devo dire, molto, molto ricco. La parte anche a colori. Mulino ha deciso di spendere. Io se posso, Certo. allora, due domande. Una è sulla rappresentazione dei monumenti caduti. A me colpiva molto, nel libro ha colpito molto il discorso che hai fatto sul il famoso movimento di Agi, insomma, quella Marine, no? Che riproduce la famosa foto del 45. Esatto. E a me, in modo piuttosto istintivo, questo codice per un europeo del tempo sarebbe stato impensabile. Cioè, l'idea stessa di rappresentare in un documento una foto che aveva avuto questo successo prima del momento stesso. Cioè, considerate i codici che invece hanno guidato la monumentalizzazione della morte in guerra in Europa, no? Quindi con questa iconografia anche ben strutturata, dunque non è l'iconografia modernista che astrae, non figurativa, no? Come c'è dominato il taglio, è un'iconografia però figurativa non tradizionale che mette al centro non i morti ma i vivi, sopravvissuti, vincitori, no? Gli eroi, però non sono eroi morti, no? Non sono ancora eroi morti, perché come sai, è come se ti ricordi, poi due muoiono, due di quelli lì muoiono lì sull'isola, muoiono a Iwo Jima. Però diciamo non c'è la visione tipica sacrificale della ecco, almeno a me sembra che invece guida il codice diciamo più diffuso in Europa. Allora, niente, la prima domanda molto banale è su questa via americana alla rappresentazione dei monumenti caduti, se puoi dire qualcosa di più, e anche in connessione alla differenza che ha naturalmente la peso della cultura eroica. Resiste di più la cultura eroica, però c'è tutta una strada diversa della militarizzazione della società, che in realtà non prevede neanche la leva in massa, no? Cioè è un modo diverso proprio di concepire anche poi la memorializzazione in relazione a come è vissuta culturalmente nella società questa preparazione alla guerra, che di fatto ha una strada totalmente diversa negli Stati Uniti. E la seconda domanda è sul movimento dei diritti civili, perché tu hai citato Martin Luther King, no? Colpisce naturalmente la monumentalizzazione. Poi nel libro c'è riferimento al monumento, quello in Alabama, che rappresenta i martiri non che rappresenta, che ricorda con semplicemente l'iscrizione dei nomi, i martiri del movimento dei diritti civili,
dalla famosa sentenza del 54 a Martin Luther King che muore. Quindi in realtà è la canonizzazione della narrativa classica dei movimenti civili, il contrario di quello che dicevi, no? Il movimento dei diritti civili in realtà nasce e muore lì, secondo quel monumento. Allora la domanda era su questo tipo di narrativa, quanto resiste, quanto è contestata, perché naturalmente esclude tutta la cultura del radicalismo nero, perché non viene rappresentato. Io pensavo anche, banalmente, mi sembra che sia stato fatto ultimamente un monumento a Nash Turner. Spiega chi è. Cioè, appunto, comunque, diciamo, schiavo nero che all'inizio dell'Ottocento guida una sanguinosa rivolta e che naturalmente incarna la paura per tutto l'Ottocento e anche buona parte del Novecento del nero che si ribella, prende le armi e uccide bianchi. E naturalmente anche la scelta di rappresentare, no, la liberazione nera è molto connotata nei monumenti. Il fatto è indicativo che ora però sia stato anche rappresentato lui, mi pare negli ultimi anni, come un esponente di questa liberazione, mentre invece i monumenti che cristallizzano l'idea del movimento canonico dei diritti civili, invece insistono su tutt'altra idea, no? Quindi escludono il radicalismo e escludono la violenza, naturalmente, perché canonizzano la non violenza, la resistenza non violenta, la lotta non violenta. E soprattutto hanno un sottofondo cristiano, diciamo, che guida la narrativa appunto del movimento come ispirato comunque da dei valori cristiani non divisivi e non violenti. Volevo sapere se questo tessuto regge anche alla luce della contestazione dell'antirazzismo più militante, che invece proprio contesta questa assenza, questa memoria selettiva della narrazione anche canonizzata dalla stessa festa di Martin Luther King, non la diamo in poi. Dunque, due cose. La prima è il monumento. Non so se qua ho quelle sui neri. Non ce le ho le immagini. Comunque, la prima è su questo, e naturalmente la cosa che dobbiamo ricordare quando guardiamo questo monumento, che formalmente non è un monumento alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, perché è un monumento a tutta la storia del Marine Corps negli Stati Uniti. Naturalmente questa fotografia rimanda immediatamente alla conclusione vittoriosa della guerra. Guardate, se avete presente la fotografia fatta da un signore di celeberrimo fotografo sovietico, di cui in questo momento non ricordo il nome, ma la famosa fotografia della bandiera sovietica, della bandiera rossa con la falce e il martello sul Reichstag di Berlino, fotografata. Questa è della primavera del 45, quella è un po' più avanti, quando i sovietici arrivano a Berlino, c'è questa foto con la bandiera rossa su Berlino. Qualcuno sta dicendo qualcosa, sta suggerendo il nome del fotografo. Il piano termina questo passo affermando che comunque anche nel caso in cui la donna, la vittima, non avesse indossato abiti matronali, un'altra cosa. Sono le due fotografie che escono dalla Seconda Guerra Mondiale che fotografano la polarizzazione ideologica, ma le fotografie. C'è la fotografia di Joe Rosenthal che viene riprodotta qui, e c'è la fotografia di questo signore sovietico fatta a Berlino, che rappresenta invece l'Unione Sovietica. Una fotografia che fu fatta dopo aver visto questa fotografia dal fotografo, e dice: dobbiamo fare anche noi una fotografia così simbolica, proprio perché ci sono atti politici dietro le due fotografie e dietro questo monumento, che non rappresenta i caduti, rappresenta i vincitori. Questi sono gli eroi, non sono i martiri. Poi, naturalmente, nel momento in cui il monumento entra nella storia culturale e nella storia politica, e nel momento in cui viene
guardato con nuovi occhi oggi, compreso gli occhi di Clint Eastwood e dei suoi film su Iwo Jima. Una è su questo e l'altro è dal punto di vista fatto in contemporanea, praticamente dal punto di vista dei giapponesi. E allora ti raccontano che saranno loro sono vittoriosi, quei cinque lì, sei lì che stanno, che sono la bandiera. Due moriranno nel giro di poche ore a Iwo Jima ancora. Uno che diventa un eroe e che viene portato in giro a celebrare prima la fotografia e poi il monumento, una volta che viene fatto, come vedete, il monumento del 54, quindi siamo nel pieno della guerra fredda. Cioè, il monumento, questo è un monumento della guerra fredda. Uno di questi che viene portato in giro è alcolizzato, muore in povertà, muore per strada, praticamente. Cioè, ci sono delle tragedie dietro anche i vincitori. Ma lo sappiamo oggi, viene raccontato oggi. Allora questo era un monumento ai vincitori, i quali vincitori sono cittadini soldato, cioè non sono pretoriani, sono cittadini che mettono sulla divisa per combattere, attenzione, ancora lì continua a funzionare questa retorica, per la patria, se volete, per l'impero contro l'imperialismo fascista e nazista, perché poi questa è la grande battaglia che loro, quindi per la libertà. Sono cittadini che se non muoiono poi tornano a fare il loro lavoro nella vita quotidiana. C'è questa idea che alzare la bandiera sull'isola di Iwo Jima, qualcuno diceva sì, ma cioè qualcuno diceva noi non dobbiamo alzare le bandiere, se non in guerra va bene, ma una volta finita la guerra non dobbiamo alzare bandiere in territori che non sono i nostri, perché noi non siamo quella roba lì, dicono alcuni, altri dicono sì, ovviamente le bandiere devono stare a Camp Darby in tutto, nelle 700 basi americane in tutto il mondo, ma questo è un altro discorso. Quindi questo è un monumento che sono il monumento ai vincitori, attenzione, guardatelo bene. C'è lo sforzo dei cittadini, soldato, che tirano su la bandiera. C'è un triangolo con un vertice verso l'alto. 1954, ecco, lì davvero possiamo apprezzare che cosa significhi ridiscutere il ruolo dei monumenti nella società a cui facevo riferimento. Scusa, vado un po' fuori tema rispetto alla tua risposta, ma visto che la fotografia successiva è questa. Questo è il monumento ai caduti in Vietnam. C'è un triangolo anche lì, ma dove punta il triangolo? Verso terra, verso affossato nel terreno. Non c'è la bandiera. Ed è affossato nel terreno. E non sono cinque eroi, cinque, sei eroi, sono 58.000 morti, ciascuno con il suo nome, che si va, non so adesso qua se ce l'ho le fotografie, vedete che ciascuno va a ricercare, le bandiere ce le portano i cittadini, cioè è una cosa diversa, è completamente, è rovesciato il ruolo. Questi sono i nostri caduti. E sono caduti, se guardate il monumento, per un motivo che non sappiamo qual è, perché non viene detto. Dice la guerra ha diviso gli americani. E noi non diciamo da che parte stiamo, ricordiamo solo i morti, singoli morti, ciascuno con il loro cognome e cognome. Quindi questo è il monumento a dei caduti per quale causa? Non lo sappiamo. Quell'altro è il monumento alla vittoria, il monumento ai cittadini soldato, quelli che vengono poi idealizzati nei film di guerra con John Wayne, dove tutti hanno la fotografia di casa, ricordano casa, vogliono tornare a casa, dobbiamo finire il lavoro, finish the job, e poi voglio andare a casa a fare le mie cose, e cose così. E quindi c'è questa cosa. Che nella società americana sia una società marziale, per esempio, questo è fuori discussione. Io ho difficoltà a definirla una società militarizzata. Non è una società militarizzata. È una società marziale in cui ci sono in molte aree, c'è il culto della patria e il culto delle armi. Il culto delle armi non ha a che fare con l'esercito, ha a che fare, se volete, con la guerriglia, no? Ha a che fare con la difesa personale e con la partecipazione personale al di fuori del... Tanto è vero
Tanto è vero che i due emendamenti molto discussi nella Costituzione degli Stati Uniti dicono: uno, il diritto dei cittadini di portare armi, e l'altro è un emendamento che è contro gli eserciti permanenti. Gli eserciti permanenti sono la militarizzazione. I soldati, i cittadini armati, no. Se lo leggete questo nel contesto della fine di una rivoluzione, ci leggete che da una parte ci sono i cittadini rivoluzionari che difendono la rivoluzione con le armi, e dall'altra ci sono gli eserciti che sono la morte della rivoluzione, gli eserciti permanenti, strutturati, con gli ufficiali, che sono la morte della rivoluzione. Queste cose vengono... È ancora presto per fare la battuta polemica che stavo per fare, perché entrano in Costituzione nel 1791, ma dopo qualcuno avrebbe detto: noi siamo il diritto di portare armi, gli eserciti permanenti sono Napoleone, l'impero, la morte della rivoluzione repubblicana. Infatti mi riferiva all'Europa, in realtà è l'Europa con la coscrizione obbligatoria che ha quel modello, che non viene... Lì naturalmente c'è la coscrizione obbligatoria, nella seconda guerra mondiale c'è la coscrizione, così come nella guerra civile. Appunto, però per esempio non c'è tutta la stagione di... però per esempio dalla prima guerra mondiale, diciamo le traiettorie si riavvicinano in certe occasioni come la seconda, ma la traiettoria che viene dalla prima guerra mondiale è molto diversa, non solo... per la quantità, insomma, dei morti, ma anche proprio per la dinamica che dicevi, cioè la coscrizione obbligatoria ancora non è entrata nella logica. E mi chiedevo se questo avesse, mi sembra che quello che dici ha un po' risposto, cioè comunque nella cultura americana, sì, fino a un certo punto viene considerata un qualcosa di anti-americano, sostanzialmente l'idea... Infatti è una rottura, la prima viene appunto nel 1862, quando sia il nord che il sud introducono la coscrizione obbligatoria, con dei lutti straordinari, cioè la gente scappava, non si faceva trovare a casa, eccetera, perché anche i meccanismi di controllo sulla popolazione, i censimenti erano così un po' tirati via in qualche modo. Però lì c'è la coscrizione obbligatoria. Infatti potete vedere anche qualche film su quelli che scappano dalla coscrizione obbligatoria e si rifugiano nelle foreste e fanno vita per conto loro, creando delle sorte di comunità locali, autonome, indipendenti e così via. E poi ritorna con la Seconda Guerra Mondiale. Ritorna e resta con la Seconda Guerra Mondiale, in realtà resta il sistema della coscrizione obbligatoria, che viene però rallentato il numero di persone che vengono raccolte, fino a che col Vietnam ricomincia un po' a salire. Mi spiace interromperti, ma ho visto che c'era qualcuno con la mano alzata, legato su Teams, quindi non so se tu vedi il nome Matteo, diamogli la parola, diamole. Buongiorno. Allora, innanzitutto la ringrazio per la lezione, tutti i contributi che sono emersi. Mi perdoni, lei ha usato la parola bellissimi, no? In riferimento ai cavalli delle statue equestri. Quindi, in che misura possiamo far coincidere istanze estetiche? Anzi, c'è la possibilità di fare convivere giudizi qualitativi nell'analisi di opere che sono legate, come diceva lei, a un contesto, una committenza, hanno degli intenti celebrativi, no? In generale oggi la monumentalità, il piedistallo sono tutti elementi in crisi, così come Colombo in abiti militari già non funzionava più, abbiamo visto nel 58, e dopo il restauro non viene... riallestito. Per me è molto interessante e importante notare come appunto l'allestimento dello spazio urbano sia sempre, comunque spesso, perché abbiamo dei precedenti storici, oggetto di contestazione. Quindi a me viene in mente una posizione che è portata avanti da diversi storici, secondo cui la damnatio memoriae è uno strumento che agisce bene a caldo, ma è inefficace per risolvere dei temi legati ad un passato non altrettanto prossimo. Però mi pare di notare che queste... sono sorte di cartelle archiviate, no? Non è una questione di effettuare una damnatio memoriae anche a freddo, quando è già passato del tempo, è una questione, mi pare, di riaprire, di ridare voce a delle questioni che nel dibattito storico non sono uscite vincitrici.
Anche se lei giustamente faceva notare parlando di slealtà, anacronismo, forzare la storia, però lei giustamente distingue bene tra musealizzare, dunque conservare una testimonianza di un racconto, di una versione della storia, e invece in una dimensione proprio di arredo urbano, in società che sono sempre più multiculturali e attente a tematiche sociali, no? Ok, grazie. Grazie. A lei. Grazie, grazie. Dannatio memoria a freddo. Non è a freddo, è caldo. È caldissimo. Cioè, questi meccanismi si mettono in moto perché rinviano a problemi non risolti, a questioni non risolte, a conflitti non risolti. Il conflitto sulla generale Lee non è il conflitto su chi aveva ragione e chi aveva torto nella guerra civile di per sé, è il conflitto sulle conseguenze di quelle cose lì che continuano ad agire nella società contemporanea. Lo stesso vale per, come abbiamo visto, per Cristoforo Colombo, sia per i nativi che sia per le popolazioni indigene, sia che per gli italoamericani, per i quali è ancora una questione aperta. Non sono cose a freddo. Cioè, io uso nell'introduzione al libro uso due citazioni di due signori molto importanti a proposito dei monumenti. Uno, Robert Musil, che dice negli anni 20 la natura dei monumenti, la caratteristica dei monumenti è quella di essere invisibili. Quella di essere invisibili. Non ce ne accorgiamo. No? Non sappiamo neanche chi abbiamo visto, quali monumenti incontriamo per strada. Io facevo un esempio mio personale, che per qualche anno ci davamo appuntamento con gli amici sui gradini della statua di Garibaldi, ma se mi avessero chiesto se poi Garibaldi era a piedi o a cavallo, non ci avrei fatto tanta mente locale. È a piedi, ci ho guardato, è in piedi. Ecco, sono invisibili. E poi ci sono dei momenti in cui, e questo è il poeta americano Robert Lowell, che negli anni 60 dice: quel monumento lì è diventato una spina in gola della città. Perché è diventato una spina in gola della città? Perché ricorda problemi non risolti. Problemi non risolti. Questo è un monumento che è alle truppe nere che avevano partecipato alla guerra civile, quindi cose di 100 anni prima esattamente, perché la citazione è degli anni 60, di 100 anni prima, e che è ancora attuale, che è ancora attuale e sta nella vita delle persone. Naturalmente questo pone, quindi il punto è che appunto non è mettere sotto accusa dei signori di 100 anni fa o di 150 anni fa, e di mettere sotto accusa attraverso questo le strutture sociali oggi esistenti. Ed è questa la questione centrale. Punto su questo. Ritorno un attimo alla questione degli eroi del Movimento per i Diritti Civili. Naturalmente nel momento in cui voi costruite monumenti in città del sud degli Stati Uniti, ma anche del nord degli Stati Uniti, in cui celebrate il Movimento per i Diritti Civili, anche voi cadete nella trappola della celebrazione. Celebrate qualcosa di cui voi, ma cercate anche di dire, l'intero paese dovrebbe essere orgoglioso. Quindi quello che succede è che a me è capitato di studiare per altri motivi la grande manifestazione del 1963, dell'agosto del 1963 a Washington DC, la grande marcia per i diritti civili, in cui King tenne il suo discorso I Have a Dream e così via.
Questa è la memoria che è rimasta di quell'evento e che per esempio è celebrata nei monumenti a Martin Luther King e così via. Se andate a vedere l'evento fu una cosa ingarbugliatissima in cui il discorso di Martin Luther King fu quasi casuale, tenuto alla fine. Lui aveva scritto tutta un'altra cosa, l'ha messa da parte e si è lanciato in questa roba qua. Prima ci sono... La manifestazione si chiama Marcia su Washington per i diritti e per jobs e per i posti di lavoro. Era organizzata dai sindacati che combattevano contro il razzismo del mercato del lavoro. Era una cosa molto più complicata che è stata ripulita nella memoria pubblica. E questo è quello che spesso succede. Forse non è un caso che Martin Luther King sia ai vertici ormai della monumentalità americana e per esempio un personaggio come Malcolm X ha una sua statua privata nell'atrio dell'istituzione. Naturalmente rappresentano cose diverse e io e lei possiamo essere d'accordo o in disaccordo su quale delle due sia più importante, però sicuramente dal punto di vista del dibattito pubblico una è prevalente e quell'altra è abbastanza marginalizzata, non solo perché è radicale, ma anche perché ha delle constituencies più limitate. A livello monumentale nel sud degli Stati Uniti quello che trovate con constituencies, cioè con persone coinvolte che sono disposte a lavorare per crearle, a raccogliere fondi e cose del genere, la dimensione radicale l'ha trovata nella rappresentazione delle vittime della violenza dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Sessanta. Sono i monumenti, per esempio, ai morti per linciaggio, sono i monumenti alle vittime delle prime grandi manifestazioni per i diritti civili. Lì trovate delle rappresentazioni durissime di che cosa voleva dire, per i neri vivere alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento nel sud segregato, 3.000 persone linciate nel giro di una quindicina d'anni. Dall'altra, che cosa voleva dire subire la polizia all'inizio degli anni 60, negli anni 50, negli anni 60 nel sud degli Stati Uniti. Lì trovate un approccio radicale che, come dire, fa un po' a pugni anche con la narrazione nazionale del Movimento per i diritti civili. Il Movimento per i diritti civili fu un evento radicale, durissimo. Io ho parlato con delle persone, con dei bianchi in particolare, che agivano per il Movimento per i diritti civili nel sud degli Stati Uniti, in cui la conversazione partì con una domanda cretina da parte mia, di uno esterno venuto da fuori, ma tu nel sud degli Stati Uniti, quando da militante bianco ti ritrovavi all'interno dell'ambiente degli afroamericani locali, ti sentivi sicuro in mezzo a loro? E questo mi rispondeva, in mezzo a loro sì, non mi sentivo sicuro per la strada al centro della città del sud degli Stati Uniti, perché la minaccia veniva dai bianchi, dai miei stessi, da quelli che avevano la pelle come la mia. E questo fu un fatto. Allora, c'è la narrazione sanitize del Movimento per i diritti civili, e però poi c'è il Movimento per i diritti civili che fu una cosa molto più radicale di quello che viene raccontato nella versione sanitized, che va un po' bene a tutti. Solo una chiosa, visto che si parlava di non sorprende però anche quella classifica che ci hai fatto vedere, non sembrava fosse quarto in classifica, perché mi sembra l'unico che ha un giorno dedicato nel calendario civile nazionale. Sì. Forse l'unico altro è Washington. Presidente, però insomma, comunque è diventato il President's Day, quindi il giorno dei presidenti, ed è stato spersonalizzato. Lui è Colombo. Lui e tutti gli altri sono il Labor Day, Independence Day, eccetera, Memorial Day, sono tutto legati a eventi, momenti, categorie, però quindi una persona, insomma, quella ricorrenza è un momento.
I momenti si possono fare nello spazio o nel tempo. Dedicargli un giorno, dedicargli un enorme momento nel tempo, invece che no. E quindi questo, che questo produca alimenti e rafforzi e confermi anche i movimenti nello spazio, è interessante in qualche modo, non sorprendente. Comunque mi taccio, sì, c'era la domanda di Francesco, cassata naturalmente. Ci senti? Sì, ciao, buon pomeriggio. Grazie, innanzitutto grazie per il libro, è un libro che si legge veramente in maniera molto anche divertente, insomma un libro che ha delle pagine molto ironiche e che ha un taglio empirico, insomma, che a me piace molto, anche come sottolineava già Guri prima, e anche molto efficace credo dal punto di vista didattico, ecco, quindi è un libro che potrà essere inserito nei nostri corsi, insomma, ed era ora, ecco, che ci fosse anche in italiano, insomma, un libro di questo tipo. No, la mia domanda era forse un po' marginale rispetto a questo discorso. Mi chiedo se in quella rottura di cui si parlava prima, la domanda che ti ha fatto Guri, rottura anni 70, non si possa anche inserire una dimensione relativa in qualche modo alla crisi ambientale, alla dimensione ecologica, al cosiddetto antropocene, insomma, un antropocene che da un lato minaccia l'esistenza stessa materiale dei monumenti, ma dall'altro lato lo sta dando vita, insomma, a una nuova stagione di attivismo che abbiamo visto, insomma, chiaramente, che vediamo in questi giorni, rispetto alla quale non l'opera d'arte, ma soprattutto i dipinti in realtà, ma anche le statue, i monumenti, forse non è un fastidio, ma come il titolo del tuo libro, ma una risorsa per rendere visibile ciò che è tenuto invisibile in qualche modo. Non so, volevo un tuo commento su questo, se hai voglia. Se posso, per integrare e rendere forse più esplicito, tu ti riferisci a quelle occasioni in cui militanti ecologisti vanno al museo o nelle piazze e in qualche modo compiono un atto di contestazione, di sfiguramento dell'opera d'arte per attirare l'attenzione sulla causa. Esattamente, sì, esattamente questo. Sì, per renderlo più... Sì, scusate, non... perché diciamo in alcuni casi penso che tutti noi abbiamo visto questi atti, insomma, in qualche modo, però in effetti non è così, così scontato, perché... a volte come dire, il dibattito pubblico tende anche a oscurare, insomma, queste azioni. Grazie. Grazie Francesco. No, non ho molti commenti da fare da questo punto di vista, perché la mia, come riesco a vedere questi eventi, sono gli atti, sono, come dire, manifestazioni radicali di rottura di un discorso pubblico, che prendono di mira alcuni oggetti che sono venerati da molti punti di vista e che, per il fatto stesso che io li prendo di mira, sollevo un dibattito pubblico. Cioè non vedo un discorso specifico sugli oggetti attaccati, vandalizzati, scusate, continuo a usare questo termine, che forse è più americano, più usato negli Stati Uniti, che è qui per dire queste cose. Cioè, se attaccare, gettare sugo di pomodoro sulla Gioconda mi aiuta a sollevare il problema, prendo di mira quello. In un altro contesto potrei buttarlo sulla testa, non so, di un cantante di Sanremo, per creare scandalo. Cioè, mi sembra che sia molto strumentale, io lo vedo così e non ho fatto riflessioni specifiche su questi eventi. Così come succede anche per i monumenti, mi dispiace se gli attacchi ai monumenti portano alla distruzione di monumenti che sono anche opere d'arte, cosa che non è successa finora, perché alcuni monumenti sono stati distrutti, molto pochi, ma poi ce ne sono alcuni che sono veramente delle opere. Alcuni di questi ottocenteschi, dei bellissimi cavalli di cui si diceva prima, sono opere di artisti di grande livello, di grande dimensione, eccetera, che naturalmente lì sono dei monumenti, cioè celebrano qualcosa, messi in un museo sono delle bellissime statue, sono dei bellissimi
cavalli e così via, e quindi e questo vale anche per le opere d'arte. Mi dispiacerebbe se venissero rovinate, diciamo, ma quanto pare invece ci stanno attenti a questo. Non ci vedo, da questo punto di vista, non ci vedo lo scandalo, ma non ci vedo neanche una cioè, mi sembra che sia, come dire, strumentale la cosa, strumentale nel senso che mi serve per sollevare un problema. Magari mi educate voi invece sui significati molto più complessi di questi eventi. Volevo aggiungere una cosa, se mi consentite, e poi forse non so. Volevo aggiungere una cosa che prima mi era sfuggita a proposito del a freddo a caldo, no? Affrontare queste questioni a freddo. C'è il discorso di un esponente, di un leader dell'American Indian Movement, di cui cercavo ora la citazione qui, ma non riesco a trovarla, non ce l'ho nel libro, ma credevo di averla messa nel test, negli appunti qua, ma non la trovo. American Indian Movement, rispetto a Cristoforo Colombo. Dice, sembra che sia sollevare a freddo una storia che ha a che fare con 500 anni fa. Però voi dovete ricordare, parla per strada davanti alla statua di Colombo, loro che contestano, e gli italoamericani del quartiere che dicono: cosa diavolo venite qui a rompere le scatole, quello è il nostro simbolo. Però voi dovete ricordare che quello che ha fatto lui ai nostri antenati continua a pesare su di noi. Dice anche questo signore, e lì si arriva al cuore di un problema che a volte viene affrontato in maniera ipocrita. Dice, tu non c'eri quando è successo questo fatto, dice all'italoamericano, e neanche io c'ero. Quindi non sentirti in colpa, non l'hai fatto tu, l'hanno fatto altri. Solo ricordati che quello che hanno fatto i tuoi antenati continua a pesare, pesò su quello, sui miei antenati, e continua a pesare anche sulla mia famiglia. Cioè gli sta dicendo, pentiti. Mi stai dicendo, non ti devi sentire in colpa, però finisce il discorso dicendo sentiti in colpa. Ora, questo è esattamente il problema, cioè se è possibile fare monumenti, che era la questione che sollevavo, se è possibile fare tra immigrati e indigeni, come indigeni nel senso indigenous peoples, com'è possibile, è possibile avere delle forme di memoria che non siano conflittuali? Probabilmente no, perché sono ancora questioni vissute in maniera calda, non sono cold cases di tipo, come direbbero i polizieschi, sono questioni calde che continuano a essere calde, in cui continua a funzionare reciprocamente il rimbalzare il senso di responsabilità, di senso di colpa, non l'hai fatto tu ma l'hanno fatto i tuoi antenati l'hanno fatto i miei antenati, e ora io mi ritrovo in queste condizioni perché e questo vale. Ora io non ne ho parlato, ma la cosa che dicevo su Cristoforo Colombo e gli italoamericani rispetto agli indigenous peoples vale anche per i generali sudisti bianchi, che in cui molti bianchi meridionali conservatori dicono, beh, questa però è parte della nostra storia, naturalmente lì poi pesa il fatto, è più facile dire sì, però, cioè, vuol dire, è una storia che fa un schifo, la tua storia, se hai fatto quelle robe lì, no? Però continua a funzionare anche da questo punto, anche per loro continua a funzionare questa cosa qua, e continua soprattutto a funzionare da un punto di vista poi dell'identificazione politica, perché questo vuol dire spingere quote consistenti di elettorato bianco meridionale là dove è andato una volta che è stata abolita la segregazione nel sud degli Stati Uniti. Cioè, una delle grandi svolte degli anni 60 era che il sudamericano, i neri non votavano, i bianchi votavano compattamente per il Partito Democratico. Erano lo zoccolo duro del Partito Democratico insieme ai sindacati e alla classe operaia americana del nord, quella bianca del nord. Quando dirigenti democratici, il presidente Johnson, d'accordo con Martin Luther King, avviò
i diritti civili, sapeva esattamente a cosa andava incontro. Dice, così facendo ammazziamo la carattere maggioritario del Partito Democratico nel paese per la prossima generazione, perché introducendo la legislazione per i diritti civili, dando il diritto di voto, non dando, ma proteggendo l'esercizio del diritto di voto dei neri nel sud e degli Stati Uniti, tutti i bianchi democratici diventeranno repubblicani, cosa che fecero nel giro di pochissimi anni. E quindi il partito, il nostro, così facendo a fondo il mio partito. Però è una cosa che a questo punto è inevitabile, è inevitabile da fare. E nel momento in cui tu attacchi i monumenti al generale Lee, ci sentiamo tutti pieni del nostro self-righteousness, siamo pieni dei nostri diritti, diciamo delle cose bellissime, no? Attacchiamo dalla parte giusta della storia. Stiamo dalla parte giusta della storia, e così facendo, naturalmente, facciamo vincere Trump alle prossime elezioni. Perché c'è altre persone che pensano di essere dalla parte giusta della storia e di essere ingiustamente attaccati. E questo è quello che succede in una democrazia radicale, cioè dove la mediazione paternalistica da parte delle élite funziona poco o niente. Questa è la ragione per cui in molti stati americani c'è la pena di morte. Perché in Europa ha cominciato il Granduca di Toscana ad abolire la pena di morte. Non è stata abolita da noi la pena di morte sulla base di referendum popolari. È stata abolita tramite la mediazione delle élite paternalistiche che vogliono il bene del popolo. E negli Stati Uniti queste robe le sottopone a referendum popolare. E non so come andrebbe un referendum popolare in Italia sulla pena di morte. Questo per dire un esempio molto estremo di questo punto. Siamo chiusi da poco, c'è il corso di Enrico Square, quindi dici tu cosa fare, perché no. È tuo. Io avevo una domanda lampo. Se puoi tornare indietro, cioè all'inizio ci hai fatto vedere un'immagine di un colombo imbrattato di rosso. Sì, genocidio. È interessante quella cosa. Ma ragazzi, mi è cascato l'occhio. Ragazzi, ma credi che ce l'abbiamo solo, c'è solo nel Mediterraneo questo problema? No, figurati. Però no? Cos'è che c'è scritto? Stop celebrating genocide. Questo del 2020? No, 2019. Vandalizzata nel 2019, ok. E chiaramente quel tipo di retorica non è del 19, più vecchia. Però interessante. Senza dire chi ha ragione e chi ha torto, non mi interessa parlare, mi interessa il meccanismo, non mi interessa il giudizio morale o politico nella fattispecie. Le mobilitazioni di questi mesi, parlando di genocidio in un altro contesto, e mobilitazioni che però, se non sbaglio, sono dello stesso milieu socioculturale, degli stessi liberal che contestano, perché a contestare Colombo non sono solo i Native Americans, sono, c'è una componente liberal bianca, sì, molta. Sì, però chi fa quella cosa lì non sarebbe, non si chiamerebbe liberal, sarebbe radical. Radical, sì, no, liberal, capisco. No, però volevo dire che lì non c'è una componente etnica, c'è una componente di soggetti che insomma sono altamente scolarizzati, sono andati all'università, magari sono studenti, sono anche professori, cioè c'è un certo ambiente dove non sono i discendenti dei nativi americani solo che protestano contro una cosa del genere, ma sono anche altri ambienti, che rinvia alla forza di condivisione di un paradigma che è quello del genocidio, che poi diventa, certo, e poi giusto o sbagliato, ma lo applichi a tante cose. Pensare alle manifestazioni e alle polemiche degli ultimi mesi, soprattutto dei campus americani, non solo i campus, anche delle grandi città, eccetera, dove questa parola che ritorna. Però ripensando alle polemiche e ai conflitti che tu descrivi, alla fine qui non ci avevo mai pensato in questi termini, però è così. È una società in cui varie componenti danno alle altre l'accusa di genocidio. E se quella è una guerra civile simbolica giocata su un'accusa estrema, non sei solo quello che è mia, ma sei
genocida, e ognuno è il genocida dell'altro in qualche modo. Ed è una situazione ovviamente parossistica, in cui veramente l'idea di riportare a un qualche tipo di condivisione a partire da questo livello di radicalizzazione delle accuse e di pacificazione è difficilissimo. E qui veramente l'utilizzo di quella categoria lo rende più estremo. Sì. Perché non è solo che abbiamo valori diversi, ideali diversi, è portato a una dimensione veramente in cui i margini di negoziazione, col genocidio non puoi negoziare, non c'è margine di compromesso, no? Beh, uno dei libri più di storia, non è un pamphlet, è un libro di storia serio su tutta la vicenda dell'occupazione delle Americhe da parte degli Orienti, tra l'altro American Holocaust. Certo, no, lì c'è tutto il problema, poi delle analogie, eccetera. Però la conclusione, se tu immagini, rappresenti attraverso il prisma dei conflitti sui monumenti una società che non è solo divisa come tutte le società, plurale, articolata, ma una società in cui gruppi l'un contro l'altro armati si accusano reciprocamente di genocidio. Cioè tu hai detto prima, io non sono negativo, però insomma le implicazioni di questa cosa sono forti. Cerco di... Sì. Questo è vero, e comunque è dagli anni 70. Certo. Forse non ho risposto a tutto, non me lo ricordo più. Grazie mille per essere stati qui pazientemente ad ascoltarmi. E niente, buon lavoro che continua per alcuni di voi, almeno. Mi sembra di capire. Grazie. Sì, grazie a tutti quelli che hanno partecipato in collegamento. Adesso chiudiamo. Arrivederci a tutti. Ciao Francesco. Ciao Orlando, ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Sì. Ciao.